Ora, io stavo riflettendo che ho costruito un'effimera carriera teatrale, essenzialmente infamando mia moglie su un palcoscenico, che per carità è tutta roba verissima, però vi assicuro, in 26 anni che stiamo assieme, nonostante ne abbia detto peste e corna, io non l'ho mai, mai tradita. E vi assicuro che per me questo è un grandissimo motivo di rimpianto, no? Nel senso che ci ho provato tantissime volte, ho offerto pubblicamente del denaro, ho rimborsato i biglietti del teatro, niente, non ci sono mai riuscito. Tutti che mi dicevano, beh, perché sei innamorato, verissimo, io sono innamoratissimo di mia moglie, però come tu mi insegni, l'amore non c'entra un cazzo con la fedeltà. Anche il dottor Zivago era innamoratissimo, eppure ha sparso più semi in Russia lui che Ronaldinho al Carnevale di Rio. Cioè, il vero motivo per cui io non ho mai tradito mia moglie è perché ho sempre avuto come l'impressione che lei non l'avrebbe capito fino in fondo, no? Cioè che l'avrebbe presa un po' troppo su personale. Se lo fai, fallo bene. Ma molto bene. Sì, perché se lo scopro. Se lo scopro non ti faccio male, no. Ti faccio molto male. Mia moglie più malvagia di Matteo Renzi. A me è bastato un sabato mattina per capire di che pasta fosse fatta quando una tantum ho azzardato a chiederle l'autorizzazione per giocare a calcetto con i miei amici. Fai tu. Hai due figli. Non li vedi mai, sei sempre in giro a fare il coglione. Ma vorrei dire che se mi chiederanno dov'è il nostro papà che ci manca tanto, io gli dovrò dire, oh mi dispiace, il vostro papà ha preferito tirare dei calci al pallone con i suoi amici deficienti piuttosto che giocare con i suoi figli. Ricordatevelo quando andremo dal giudice, li prenderemo tutti i soldi. Un meraviglioso genio del male, che però non ho mai tradito, secondo me, anche perché purtroppo non appartengo a quella meravigliosa categoria di maschi alfa profondamente fieri della propria virilità. Dico purtroppo perché mi piacerebbe, e sono tantissimi i maschi alfa, lo so perché ho la fortuna di avere tantissime amiche vere che mi raccontano, sottolineo vere perché ci ho provato centinaia di volte, piuttosto che darmela la sarebbero saldata con la fiamma ossidrica, okay? Amiche vere che si confidano, e una di loro, di cui per riservatezza dico soltanto il nome senza menzionare il cognome, lettera, mi ha raccontato di aver avuto un'esperienza sessuale estemporanea con un maschio alfa automotivante. Cioè, una categoria che io pensavo neanche esistesse, un tale Stefano, per gli amici detto Ciccio Focazza, e che per l'appunto all'apice dell'amplesso aveva questo vezzo, no? Si automotivava, cioè si autoincitava, faceva il tifo per lui, no? In terza persona però, che è bellissimo. Ma bravo Ciccio, dai Ciccio, cioè, stai più vicino, vai in profondità, verticalizza, no, non ti preoccupare, credici, vedi che ce la fai, dai che stiamo per dare il bianco grande, Ciccio! Che è bellissima come cosa, però sembro io a bordo campo che incito mio figlio durante una delle sue partite di calcio,